il Signore ti doni la sua pace. Questa raccomandazione da parte di Gesù è l'invito ad accogliere la presenza stessa di Dio nella nostra vita, nel dono dello Spirito Santo, invocato sulla di noi e su tutte le nostre azioni. Dal Vangelo secondo Giovanni. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Più che domandarci cosa sia la pace, occorre domandarci chi sia la pace che Gesù ci dona. La pace che Gesù ci lascia e ci dona è lo Spirito Santo. Non dimentichiamoci di invocare su ogni nostra opera la forza dello Spirito Santo. La pace che Gesù ci dona non è passività o pace da campo santo. È la pace che diventa amore fecondo nel nostro cuore. È la pace che ci inserisce nella continua creazione di Dio, che agisce nel mondo e dona vita. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Gesù ha annunciato che non starà per sempre con loro allo stesso modo di prima. Andare con Dio Padre non significa andare lontano, ma al contrario, mettersi al centro. Gesù, alla destra di Dio Padre, diventa così il cuore dell'esistenza stessa. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Ecco qui perché dobbiamo essere felici che Gesù sia con Dio Padre. Dio è più grande di cosa? Ovvio, di ogni cosa. Tutto è quindi in Dio, e tutto in Dio viene ricompreso e rimodellato. Tutto, anche ciò che nella tua vita ha l'aspetto di un fallimento, in Dio trova senso e significato. Non perché siamo noi ad averlo raggiustato, ma solo perché anche l'errore trova in Dio, grazie a Gesù, la sua resurrezione. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Siamo qui alla vigilia della Passione e segno che Gesù ama Dio Padre è la morte in croce. È nell'affrontare la morte in croce che Gesù rivela che anche lì si può trovare l'amore.